Ciao gattoni, bentornati in questo nuovo video. Innanzitutto mi scuso se sono vestita, ma in questo video volevo essere un po' più nuda, ma appunto mi sono dimenticata di svestirmi in questo video, come avrete letto dal titolo, torno a parlare di un accollo. Allora, ci tengo a dirvi visto che Ivana è stato un cafone e non l'ha fatto, come sapete benissimo, sono illizza per vincere due premi al Cebro Leso Oscar, in due categorie: top scoperta maschile e top life cringe. Quindi, se vi fa piacere, gattoni, votatemi e fatemi vincere. Anche perché me lo merito, meriterei un Oscar solo perché appunto solo perché respiro e solo perché sono una bionda che conta. E, e niente, quindi fatemi vincere perché me lo merito. Vi ricordo appunto, potete votarmi in due categorie. Top scoperta maschile e top life cringe. In questo video appunto, come avete letto dal titolo, torno a parlare di un accollo e ci tengo a aprire una piccola parentesi. Con questo video non voglio tornare ad avere a che fare con te, caro Ivan. Da quando non ti accogli più a me, la mia vita è migliorata al 100%. Non vivo più con questa spada di Damocle di Ivan che mi perseguita, e quindi da quando ti ho detto di smetterti di accollarti, e io apprezzo che lo stai facendo, che stai rispettando i miei patti, la mia vita è migliorata al 100%. Possiamo continuare benissimo a non sentirci. Spero tu non faccia una video reaction a questo video, ma ci tengo a dire la mia perché, secondo me, tramite queste votazioni, e sei passato un po' per una persona incoerente. E, appunto, però ci tengo ovviamente a specificare che non voglio avere, cioè con questo video non voglio riavere a che fare con te. Stiamo benissimo così. Anzi, quando capita io cerco di evitarti. Perché anche ultimamente Omitol mi aveva invitato nelle sue live. Grazie a Dio ho visto chi c'era e ci stava Ivan. E ho preferito non andarci. Per quanto riguarda Ometol, eh, la colpa non è di Ivan, ma già gli l'ho detto ad Ometol che finché tu mi inviti. In live con gente irrilevante, io non ti ci vengo perché se diciamo se, se ci stanno persone con le quali io non parlerei nella vita di tutti i giorni, con le quali non voglio appunto averci a che fare, io non ti ci vengo perché trovo più costruttivo e più divertente guardare un muro bianco. Però questa è una piccola appunto parentesi per dirti che stiamo bene così, non voglio avere appunto non voglio riavere a che fare con te e, e se cerco ti evito ma perché cioè non perché ti odio ma perché secondo me è meglio così però appunto in questo video ci tenevo a rispondere alle tue votazioni perché secondo me sei passato molto per una persona incoerente allora ci sta che magari tu non mi hai votato perché avevi paura che ti dicevo che ti accollavi, però qua andavano messi da parte i sentimenti e dovevi essere una persona oggettiva, caro Ivan, perché tu ti sei accollato a me per otto mesi, sei entrato nel mio vortice di passione, nel senso <coughs> appunto io vivevo con l'ansia che ogni cosa che facevo tu pote potevi entrare e mi hai fatto pure... Una, una sera un'imitazione da Amiatol e poi quando mi devi andare a votare per top scoperta maschile, neanche mi voti, cioè nel senso per me la passi tanto per incoerente perché appunto, come ho detto prima, ti sei accollato a me, sei entrato nel mio vortice di passione e mi hai imitato anche una volta e secondo te non sono una top scoperta, cioè visto che hai vissuto della mia luce sentato nel mio vortice di passione e quindi secondo me tramite quelle votazioni hai mentito a te stesso perché non hai riconosciuto il mio talento però ci sta perché magari ho, ho pensato che se mi avresti votato avresti pensato che io ti avessi detto che ti accollavi e da una parte appunto avevi ragione però, appunto, e, secondo me, come ho detto prima, menti a te stesso perché le tue votazioni non erano chiare, non erano, veriterie, veriti non erano veritiere perché tu, appunto, ti sei accollato a me per otto mesi, mi hai fatto un'imitazione, e poi, secondo te, non sono la top scoperta maschile, cioè dopo che, appunto, sei entrato nel mio vortice di passione e non sapevi, e non sapevi come uscirne, ti sei accollato, hai fatto reaction su reaction su di me, e a me mi sorprende che non ho. Cioè che quando mi devi tornare utile per una volta nella vita, neanche mi torni utile perché non mi, non mi voti. E questo appunto spero ti faccia capire perché, tra virgolette, non voglio avere niente a che fare con te e non sei utile nella mia vita, perché una volta nella vita, dopo diverse volte che mi hai offeso, che me ne dette di ogni, mi hai dato praticamente del mostro di Loch Ness che mi scopano solo a Capodanno. Per una volta che mi devi tornare utile per una cosa positiva, neanche mi torni utile. Quindi per questo dico che secondo me appunto tanto vale tenerti fuori dalla mia vita perché non mi sei utile, capito? Cioè, come ho detto cento volte, per mezza volta che mi potevi tornare utile, e eh, non l'hai fatto. Quindi, secondo me, tramite queste votazioni, tu hai mentito a te stesso e eh, non sei stata una persona oggettiva perché io merito di vincere, eh, ma non perché sono io. Anzi, sì, perché sono io? <ride> perché, appunto, sono stupenda, sono bravissima, so intrattenere. Sono nata sotto la stella dei soffoconi. Quindi, un tuo voto me lo meritavo. E niente, gattoni, visto che Ivan è un cafone, io spero che almeno voi possiate votarmi. In caso, se riesco, vi lascio il link qua sotto dove potete votare. E spero che voi, a differenza di Ivan, possiate farmi vincere. Perché, come ho detto prima, me lo merito. Per quanto riguarda Ivan, diciamo, eh, mi è simpatico, mi fa piacere che stia avendo successo, tra virgolette, e, però appunto tramite questo video, e eh, ci tengo a dirlo per la centesima volta, e, non voglio avere aria che... Cioè, tramite questo video, Gattoni appunto, non è un modo per ricercare un ponte con te, sto solo dicendo che secondo me tu sei passato molto per incoerente, io quei voti me li meritavo. Visto appunto che come ho detto cento volte ti sei accollato, hai fatto appunto varie reaction mio, ai miei video, ti sei mi hai anche imitato e quindi secondo me sei passata molto per incoerente. Come ho detto cento volte questo non è un modo per cercare un punto di collegamento, possiamo benissimo continuare a non scriverci, a non sentirci. Spero tu non mi faccia una video reaction perché come ho detto prima da quando non ti accolli più e mi fa piacere che rispetti il mio volere la mia vita è migliorata al 100% e niente gattoni visto che Ivan è un cafone e non mi ha votato spero possiate farlo voi e spero appunto che possiate farmi vincere se i fan di Ivan Grieco guardano questo video e diciamo non ascoltate il vostro capo branco perché non sa votare votate me perché me lo merito e grazie per aver guardato questo video. E love you, baci stellari! Mi raccomando, votatemi qua sotto, ok? Love you, ci becchiamo alla station.